Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action. Da e con gli studenti, per la città e il territorio. D, ovvero Information and Communication Technologies, sono delle tecnologie di telecomunicazioni, software, computer e analisi di dati che possono servire appunto per la lotta al cambiamento climatico, in quanto attraverso l'analisi di questi dati e attraverso i software si possono trovare delle strategie per ovviare al cambiamento climatico. Un esempio può essere quello di Snap4 City, ovvero un progetto a Firenze in cui attraverso tantissimi sensori messi all'interno della città che registrano le emissioni e il traffico, il comune può attuare delle strategie per la diminuzione delle emissioni, per esempio, di CO2.